E ora passiamo al calcio. Dopo i brillanti risultati ottenuti nella stagione appena conclusasi, è tempo di bilanci per una delle squadre più care a tutti i milanesi. Si riflette sul passato, ma già si guarda al futuro. Il servizio del nostro Ambrogio Brambilla. Non si sono ancora spenti gli echi delle celebrazioni per l'esaltante galoppata che ha portato la nostra Madionina Unite ai vertici del calcio italiano, europeo e mondiale, che già c'è chi è dietro a lavorare alla preparazione della prossima stagione. Incontriamo due giganti, due colonne portanti della compagine meneghina in occasione della presentazione del nuovo sponsor. È proprio stata una stagione pazzesca da matti. Campione d'Italia. Campione dell'Europa. Campione del mondo. Una promessa per i tifosi. Che di giocare sempre col cuore in mano. Di gagliare sempre. Tanta felicità a tutto il nostro pubblico, al Pepin Meazza. Insomma, tanto ottimismo e tanta voglia di fare ancora bene. Oh mia bella Madonnina, che te brilli da lontà, tutta d'ora e piccinina, ti te nomino del mu. Sotto ti c'è la vita, se fa sempre tanti gol, canta in tutto un tante mance, serse mu, ma poi vince un sogno a Milano, te lo. Temperature da record nell'Alto Comasco e Mandrisotto. La colonnina di mercurio continua a salire vertiginosamente, raggiungendo temperature mai viste.